5 anni che vogliono approcciare proprio i mestieri della moda a 360 gradi. Qualcuno con un grande talento che ci auguriamo possa approcciare, esprimersi, qualcuno più per un'esigenza contingente di lavoro, perché questo è un grande problema in questo paese, però sono davvero testimonianze importanti che meritano di essere valorizzate e il Torino Fashion Week può diventare un grande palcoscenico per tante persone, per tanti giovani, per tante piccole aziende che non sono magari innovative ma sono portatrici di una capacità, di un saper fare che è l'eccellenza della manifattura italiana. Come titolare di impresa che ha 70 anni e la moglie che ne ha 64, non hanno figli, quell'azienda rischia di chiudere, perdiamo un talento pazzesco, 10 dipendenti rischiano di rimanere a casa perché non abbiamo inventato dei meccanismi che consentano, che facilitino la trasmissione di imprese. E così noi impoveriamo il paese. E non è vero che quello che non fa più quell'azienda lo farà qualcun altro, quello che non farà più quell'azienda sarà un impoverimento del sistema produttivo ma anche della creatività di questa città. E quindi noi dobbiamo lavorare in questo senso, dobbiamo dare grande visibilità alle aziende. Uno sguardo a 360 gradi, non c'è solo un stile come possiamo ritrovare su Parigi, dove ci sono quelle tendenze di stilisti, Milano e un altro, e invece qui a Torino sarà totalmente diverso perché ci sono già dei stilisti internazionali di tutte le nazionalità. Abbiamo una stilista delle scarpe, Emanuele Gomez, che è colombiana. Io ho tre nazionalità, francese, spagnola e vietnamita, già fa quattro nazionalità. C'è Von in Berlin, che sono anche tedesche, ci sono anche Fuchsia, che non so se ci sarà nella Torino Fashion Week, ma che è tunisina, c'è un sacco di stilisti, anche cubano. Ho saputo che c'è una stilista cubana anche su Torino, ma parlare della moda torinese per me è difficile perché non è che io parlo della mia moda, la moda torinese, siamo tanti, ognuno presenta le sue idee, la sua vita. A creare un evento di importanza perché consente a questa città di mostrare tutte le belle cose che possiamo creare. C'è una tradizione artigianale della nostra città importante e oggi grazie anche agli strumenti, al web, si è migrato con i tempi di parlare e questo è evidentemente l'obiettivo della città, insieme al fatto di far crescere le nostre aziende, perché la crescita delle nostre aziende significa maggiore occupazione e in più, ovviamente, se riusciamo a raggiungere il mondo con i nostri prodotti, facciamo conoscere anche questa nostra bella città. Evidentemente no, io ce la scelgo gli organizzatori, ma possiamo dare qualche consiglio, però la mia idea era quella di del Palazzo Reale, avendo allo sfondo il Palazzo Reale e dietro ci sono tutti i giardini reali. Poi per una serie di considerazioni non è stato possibile, è stato spostato dall'altra parte, però è una scelta autonoma degli organizzatori ai quali noi abbiamo dato supporto nei modi che abbiamo potuto e quindi ci sentiamo partecipi di questa iniziativa perché l'abbiamo vista nascere e crescere. Bene. Provocazione accettata. Un'ultima battuta? Beh, è un in bocca al lupo, ci auguriamo per tutti, per gli organizzatori, per la città che questa città possa andare bene, ma ovviamente che possa essere anche l'inizio, perché è chiaro che oggi è l'iniziativa dalle dimensioni perché si può fare la proposta della comunicazione anche limitata, noi ci auguriamo invece che possa essere in Italia. Allora, sicuramente Torino è ricca di piazze e di vie decisamente valide, decisamente storiche. Abbiamo optato per un discorso alternativo in quanto abbiamo già visto altre situazioni, altre soluzioni, si dà per le nostre piazze. Il nostro discorso
scorso la nostra idea era quella di creare comunque totalmente da zero un prodotto nuovo creato soprattutto in uno spazio industriale decisamente diverso da quello che ci si aspettava dall'inizio dei nostri lavori, ha suscitato comunque curiosità, ma personalmente ritengo che portare comunque ad oggi la moda dove si è fatta l'auto per quanto riguarda le torine sia un concetto decisamente valido, soprattutto dimostra che la città può essere pronta per il genere. Lo chiamiamo erroneamente numero zero, in quanto ad oggi presumo che questo termine sia giusto e giustificato, ma penso che dal 4 di luglio sia comunque il numero uno, in quanto effettivamente la creata e la fatta. Cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo l'inizio di un percorso che può essere motivante, incentivante per la nostra città, come temi di cui abbiamo già detto precedentemente. Ci aspettiamo un progetto che valga la pena di portare avanti, ci aspettiamo un aiuto sempre maggiore, sempre diverso da tutti coloro che ci hanno appoggiato, ci appoggiano e spero che ci appoggeranno successivamente. Ci aspettiamo di crescere. Ci vediamo, scusate, noi ci vediamo, stiamo appuntamente domani perché io dovevo venire con voi da voi ieri, Claudio. No. Abbiamo qui Walter Dandi, stilista. Diciamo torinese di adozione, poi ci dirà lei da dove arriva esattamente. E noi abbiamo carpito, mentre durante la conferenza, che lei era un romantico, no? Perché voleva sostituire il titolo del Torino Fashion Week, no? Senza però continuare su questo tema, abbiamo capito che lei giustamente avrebbe voluto dare un altro titolo a questa manifestazione. Ma quello che ci ha colpito di più è una cosa: lei ha detto dobbiamo creare la nostra identità. Sì, esattamente. Torino, avendo la sua identità, è una delle città italiane che ha proprio un'identità italiana e anche autentica, come si dice, è una città che ha un grande pudore. Ma per tornare sull'idea, non vorrei, non mi permetterei di cambiare il nome, ma solo, magari, non so se sono romantico, ma mi piace più la parola moda che la parola fashion. Certo. Siamo anche in Italia, la parola si dice moda. Certo, lei ha dato un messaggio agli stilisti che interverranno in questa manifestazione. Ce lo vuole ripetere le sue parole? Ridire esattamente le stesse parole sarebbe difficile, ma comunque è sempre la stessa. Quello che consiglio a tutti i nuovi nomi della moda: non cercare la celebrità, e la celebrità che le cercheranno, sempre in quello mestiere rimanere il più onesto possibile e più sincero con se stesso, e cercare di non cambiare anche con l'evoluzione dei tempi, anche nell'evoluzione lavorativa. Io sono sempre rimasto quello che sono sempre un sarto, stilista, designer, come tutti mi vogliono chiamare, alcuni mi chiamano artista, non mi sembra che sono un artista, sono un professionista della moda. Bene, un'ultima battuta per questa manifestazione. Un'ultima battuta, difficile perché non sono bravo per le battute, ma bon, viva la cucina, come ho detto prima, e battuta, che tutto vada bene. Ma dica nella sua lingua. In francese, vive la cucina. E là sono le parole che si dicono sempre alla fine delle sfilate nell'autocouture, vive la couture, perché la couture è in pericolo. Merci. Dovuta alla fashion. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.
possa dare uno stimolo. Adesso questa è la prima edizione, sarà una puntata pilota di questo evento, quindi bisognerà un po' rodare questo meccanismo che ancora non ha preso bene le misure, però sicuramente è un bel tentativo anche di far venire a Torino un mercato più appunto eterogeneo. Il mercato torinese è un po' quello legato a livello di produzione legale locale alla sartorialità, c'è una grande tradizione di atelier che ben conosco perché qualcuno lavora anche, quindi lo conosco bene. Torino è una città laboratorio, è la città della creatività che mettendosi insieme rispetto a questo evento dimostrerà che siamo certi, ci stiamo mettendo del nostro meglio, che la si dà da fare non solo qui ma si è dato da fare anche in altre occasioni. Vogliamo citarne così, tanto per dire, un'occasione importante che è stato quello dell'anno scorso, senza citare nomi naturalmente, no? Però è così, vero? Assolutamente vero. Quindi, che impressione ti ha dato la conferenza stampa così piena di gente? Ma io sono abbastanza soddisfatta da come è andato tutto, sia l'incontro che la mostra, quindi direi che il primo passo è stato fatto, stiamo partendo col piede giusto. Bene, e questo è molto importante, partire con il piede giusto. Avevate dei dubbi voi sulla partenza? Abbiamo tanti dubbi, però siamo sicuri. Come vedete... Piccola contraddizione. No. Come vedete lei è padrona della sua sofferenza perché la vive costantemente, chiaramente. Della sofferenza? Che tipo di sofferenza? Della sofferenza che non sai mai se tutto procede nel mondo. Ah, ma questo è il mondo di comunicazione, così non si sa mai. Ogni evento, ogni momento potrebbe andare bene, potrebbe andare male, noi sicuramente speriamo che tutto vada. Ma sicuramente sì, anche perché le forze sono sostenitrici di questo progetto. Un'ultima cosa. E tu cosa rappresenti intorno al Torino Music Week? Fashion Week. Faccio parte dell'organizzazione e nel frattempo sto preparando la mia collezione da presentare, quindi un po' diciamo sono attiva abbastanza, diciamo. Quindi avremo una stilista che presenterà le sue collezioni? Assolutamente sì, è pronto. E quindi noi andremo a vedere. Un'ultima battuta? E cosa devo dire? Un'ultima battuta su tutto l'insieme. Torino Fashion Week.